La parola di Dio che ci è donata questa sera è piena di amore divino, che noi spesso sorvoliamo perché attratti o coinvolti dalle problematiche del mondo, dalle preoccupazioni. Quando Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, sa perfettamente come noi siamo oberati dalle vicissitudini della vita quotidiana e ci sentiamo un po' troppo appesantiti, forse disorientati, stimolati dalle soluzioni. Noi sprechiamo un sacco di energie perché ci mettiamo tutta l'anima, il corpo, il tempo, sacrifichiamo a volte quei valori che ci darebbero più energie, che ci illuminerebbero meglio nel discernimento, nelle decisioni. E allora ci sentiamo affranti, stanchi. Quante volte abbiamo noi ascoltato la confidenza: non ne posso più. Ci sono leggi così usurpatrici, che esigenti, che non ci lasciano tregua. Pensiamo per esempio a tutti i doveri tributari che noi dobbiamo assolvere e corrispondono a una mancanza disumana di servizi. Da una parte dicono che bisogna dare più servizi e invece sono parole ingannevoli, perché di fatto dissanguano sempre più quelli che sono i nostri diritti, che costano sacrifici enormi. Allora venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, perché il giogo è leggero e il carico è sempre soave. Perché Gesù si vuole porre come esempio, ci invita a seguire il cuore dell'amore che apre orizzonti di giustizia. E quando si compie il proprio dovere secondo la luce della parola di Dio, allora noi ci sentiamo rinascere, ritroviamo il conforto, la speranza e ci proiettiamo nel futuro con grande fiducia, perché sappiamo che il Signore è con me e noi possiamo tenerci alla sua mano che ci sostiene e soprattutto ci dà coraggio quando si richiede un'azione ardua, ma fatta sempre con amore. Ecco, pensiamo all'amore vero. Una mamma che cosa non fa per il suo bambino? Un padre che cosa non affronta come sacrifici per il suo bambino? Quel bambino è l'incarnazione di quel sentimento che li ha portati ad unirsi sacramentalmente davanti all'altare, giurandosi eterno amore. Io ti amo. Ecco la carne e il sangue di quel io ti amo. E allora quest'amore ti fa sentire leggero, soave, nonostante i sacrifici e rinunce, nonostante la dura fatica, le preoccupazioni, e non vedi l'ora che termini la giornata per andare lì, davanti a quel bambino tuo, per rigenerarti, per risentirti nel sorriso di quella parola umana che è diventata carne e sangue. E immaginiamo la parola di Dio che diventa carne e sangue nel bambino Gesù,
quanta carica, quanta forza, quanta mitezza, semplicità, quanto coraggio e quanta voglia di vivere senza badare che si soffre. E la croce diventa compagna di vita indispensabile, perché dà valore e significato ad ogni sacrificio, e tu stesso diventi sacrificio santo e gradito al Signore. Ecco, viene il Signore a salvare il suo popolo. Beati coloro che sono preparati all'incontro. Fratelli e sorelle, è qui la beatitudine della nostra vita. Essere preparati. Venite benedetti del Padre mio. Ed è chiaro che se noi viviamo questo amore incarnato di Gesù, che apre gli orizzonti della fraternità universale, della speranza, della salvezza, del dovere di testimoniare ciò che crediamo e viviamo nella fede, nella speranza e nella carità, allora prorompe spontanea anche in noi il benedice il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome, quanto è in me, non la parola soltanto, le labbra, ma la vita, il cuore, i sentimenti. Perché ci si allontana dall'altare, dalla mensa, della parola e dell'Eucaristia? Perché non si sente più il bisogno di pregare con la vita? Perché non ci si sente estasiati dalla parola di Dio, che è l'antenna dei passi e luce del cammino? Perché, cari fratelli e sorelle, dobbiamo trovare l'amore di prima. Ecco, il battesimo che noi questa sera ministriamo è tornare alle radici della nostra fede, alla consacrazione del nostro vivere, alla sicurezza dei nostri passi. Chiediamo a Maria, Madre della Consolazione, perché ci illumini, che ci dia la gioia di vivere in pienezza questo tempo di grazia, in modo che la nostra vita sia davvero presenza visibile della parola di Dio, che in noi, attraverso di noi, diventa carne e sangue di carità e di misericordia. Amen.